Agostini e AMZ, Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di tutti i tempi. Un segreto c'è, scopri qual è. Mille e una fiaba, guarda con me, ti divertirai. Cari amici, Cappuccetto Rosso è la storia di una bambina che vuol fare di testa sua, di una nonna che vive nel bosco e di un lupo furbo e cattivo. Ma così cattivo che Cappuccetto Rosso rischierà davvero grosso. E una volta scampato il pericolo, imparerà che forse, come aveva detto la mamma, è meglio non attardarsi di sera nel bosco. Ed ecco a voi Cappuccetto Rosso. C'è una commissione che vorrei tu facessi. Dovresti portare questo cestino con del buon vino e una torta alla nonna, che purtroppo in questi giorni non si sente tanto bene. Assicurati che la mangi tutta, si sentirà meglio. La nonna sarà contentissima. Va bene, io vado, ciao. Oh, aspetta un momento, Cappuccetto Rosso. Ricordati bene una cosa, non allontanarti mai dalla strada maestra. Mi raccomando, non seguire sentieri o scorciatoie, soprattutto quando attraversi il bosco. Non ti preoccupare, non mi allontanerò dalla strada maestra e non prenderò sentieri o scorciatoie. Sono tanto felice di andare dalla nonna, speriamo che la mia visita la rallegri. Allora, ciao mamma, io vado. Ciao. Mezzogiorno è passato da un pezzo e io non ho visto l'ombra di un succulento pranzetto. Tranquillo, anche se ti mangiassi non riempiresti neanche un quarto del mio stomaco, quindi non avere paura. Le lepri di questi tempi non si fidano più nemmeno di un lupo sincero come me. Eh? Mi prende anche in giro? Ma sta zitto, uccellaccio! Ti ho detto di fare silenzio, hai capito? Te! Oh, che botta! La 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 la. Ma che bello quel cappuccetto rosso che indossi! Grazie mille, me l'ha fatto la mia nonnina! Buona giornata, arrivederci! La 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 la
sono ricchissime di vitamine e fanno bene alla salute, no? E tu non ridere! Vieni giù se hai il coraggio. Cosa sentono le mie orecchie? Guarda un po' chi arriva, il mio pranzo è leggermente in ritardo, ma meglio tardi che mai. Molto bene, pancia mia, fatti capanna. Cappuccetto Rosso! Buongiorno, signor Boscaiolo. Dove stai andando? Dalla nonna, le porto questo cesto di cose buone. Oh, ma che brava che sei. Io devo abbattere un albero proprio da quelle parti. Facciamo un po' di strada insieme. Ho sentito dire che questa zona è abitata da un lupo molto cattivo. Ma non preoccuparti, ci sono io. Sì. Un lupo molto cattivo, eh? Bella reputazione che ho. Non mi piace il modo in cui stai parlando di me al mio pranzo. Perché non te ne vai a fare il tuo lavoro? Tanto lo so dove sono diretti. Bambolina di rosso vestita, bella, bellissima, di certo squisita. Pranzettino prelibato, bocconcino dolce, quanto ti ho sognato. Tutti dicono che sono crudel, ma che colpa io ne ho se poi fame mi vien, mi vien. Dolci paroline ti sussurrerò e poi cappuccetto rosso ti divorerò. Aia! Sa, sa. Le nostre strade si dividono qui. Stai attenta al lupo cattivo. Sì, mille grazie, signori. Bene, il lupo cattivo è pronto per mangiarti. Pancia mia, fatti capanna. Tu, se qualcuno dovesse arrivare all'improvviso come poco fa, non potrai mangiarla. È meglio che usi il cervello. Ciao, Cappuccetto Rosso. Chi è che parla? Sono io, la fattina del bosco. La fattina del bosco? Ma allora le fatte esistono davvero? Ma sì, certo, vieni a vedere. Ma quella assomiglia alla coda di un lupo. Ho capito tutto. Ciao. Non vorrai farmi del male, vero? Oh, beh, non avrai paura di me per caso. Ma tu sei il lupo cattivo? No, io sono il lupo buono. Beh, allora non ho più paura. A dire la verità, ho avuto anch'io molta paura ultimamente perché ho saputo che in questo bosco vive un lupo molto cattivo. Figurati che a volte mi hanno scambiato per lui. Stai andando dalla nonna, vero? Sì, è vero. Ma scusa, tu come fai a saperlo? Me l'ha detto l'uccellino del bosco. E lo sai, poco più avanti c'è una bellissima radura dove sbocciano fiori meravigliosi. Ci vuoi venire con me? Dei fiori meravigliosi? Sì, sono bellissimi e di tutti i colori. Se cogliessi dei fiori per la nonna, lei sarebbe felice del pensiero. Sì, sì, sarebbe felicissima e sarei anch'io felice. Oh, e perché saresti felice anche tu? Ma è ovvio. Se tua nonna ne sarà felice, ne sarai felice anche tu. Quindi se sei felice tu, sarò felice anch'io, semplice, no? Oh, dimenticavo! Cosa c'è adesso? Ricordati bene una cosa. Non allontanarti mai dalla strada maestra. Non seguire sentieri o scorciatoie, soprattutto quando attraversi il bosco. Non posso venire con te. La mamma mi ha detto di non allontanarmi dalla strada maestra quando attraverso il bosco. Uffa, e adesso cosa le racconto? Come? Hai detto qualcosa? No, niente. E questo sarebbe il nostro piccolo segreto se non lo diciamo a nessuno e poi arriveremo molto più in fretta. E poi ci sono i fiori per la nonna. Ma non so. Non è vero. Che vuoi vedere la tua nonnina felice? Un regalo per te, no? Oh, grazie, piccola. Inoltre, se qualcuno volesse farti del male, me lo mangio. Cioè, volevo dire che ti difenderò io. Beh, non c'è niente di male se solo per un breve tratto.
Allora è deciso, dai, portiamo tutto a termine prima che arrivi ancora qualcuno. Cosa dobbiamo portare a termine? Il pranzo, cioè i fiori, dobbiamo raccogliere i fiori. Questi fiori di cui mi hai parlato? Sono ancora un po' più avanti. Siamo ancora troppo vicini alla strada qui. Che carnina tenera e squisita deve essere. Bocconi succulenti e morbidi, non resisto più, mancia mia fatica panna! Ma non siamo ancora arrivati? No. Ma cosa stavi facendo, lupo? Uno, due, tre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ultimamente non faccio abbastanza ginnastica. Guarda che così non va bene. Prima devi fare un ricco pasto e poi puoi fare ginnastica. Ho capito, quindi prima devo mangiare, giusto? Allora mangia mia fatica panna! Lupo, che cosa ti è successo? Niente, sono solo inciampato. Dovresti fare più attenzione quando cammini. Maledizione, la farsa è finita! Cosa ti prende, lupo? Ma non l'hai ancora capito! Adesso ti mangerò tutta in un sol boccone! Tutto bene, Cappuccetto Rosso. Eri in serio pericolo, sai. Grazie, mi hai salvato la vita. Ah, sei stata una bambina imprudente. Perché ti sei addentrata nel bosco? Dov'è che volevi andare? Sto andando alla casa della mia nonnina malata, ma... Ah, allora è di tua nonna quella casetta. Quella circondata dalle tre querce e dalla siepe di mirto. Sì, è della mia nonna. Bene, allora ti accompagnerò fino alla strada che porta dalla nonna. Non preoccuparti, mi occuperò io di quel lupo cattivo. Però tu devi ubbidirmi e non allontanarti più dalla strada principale. Sì. Arriverò a casa della nonna prima di loro. Me la batterò per antipasto e aspetterò che arrivi la pietanza. Che bussa? Sono io, nonna, Cappuccetto Rosso, sono venuta a trovarti. Oh, ma che strana voce hai oggi, come mai? Ho preso un brutto raffreddore. Oh, mi dispiace, beh, la porta non è chiusa a chiave. Entra pure, Cappuccetto Rosso. Ma non sei il Cappuccetto Rosso? Ah! Va via, va via! Buona. Finalmente sono arrivata. Ecco che arriva il mio pranzo. Ti mangerò in un sol boccone. Nonnina, non ti senti ancora bene? Non mi sento
bene, Cappuccetto Rosso. Non mi sento bene per niente. Ti prego, vienimi più vicina. Certo. Oh, ma che cos'è quello? Cosa c'è, Cappuccetto Rosso? Nonna, ma cosa ti è successo? Hai delle orecchie così grandi? E poi delle mani così lunghe? Sai, a causa della malattia mi si sono gonfiate tanto. Tesoro mio, vieni dalla tua nonna. Sì. Oh. Nonna, perché non prendi un po' di questa medicina? Devi berla, ti aiuterò io, così guarirai. Lo so che è un po' amara, ma poi starei meglio. Non preoccuparti della medicina, perché se ti mangio starò sicuramente meglio. Come osi sfuggirmi? Scappo, ti mangerò in un solo boccone! Però niente male. No, lasciami stare! Finalmente il pranzo è servito! Finalmente l'ho mangiata. Però che sciocco, avevo tanta fame che l'ho ingoiata intera e senza masticare. Ma non fa niente, ci penserà il mio stomaco a digerirla. Ma che cos'è questo strano rumore? Questa è la casetta della nonna di Cappuccetto Rosso. No, è impossibile che possano russare così forte. C'è nessuno in casa, rispondete! Forse non si sentono bene. Oh? Il lupo cattivo si è mangiato sia la nonna che Cappuccetto Rosso. Brutta bestiaccia. Ora ti concio io per le feste. Questo ingordo le ha ingoiate tutte intere. Molto bene, le tirerò subito fuori di qui. Stai bene, Cappuccetto Rosso. Dai, vieni fuori di lì. E lei come si sente, nonna? Sto bene, grazie a lei che ci ha salvate. È tutto passato, piccola. Ho avuto tanta paura. Per prima cosa dobbiamo pensare a come punire questo lupo cattivo. Se lasciamo andar via il lupo così, molto presto avrà ancora fame. Mi è venuta un'idea, Cappuccetto Rosso. Fammi a prendere dei sassi. Subito! Là. Ah, ecco fatto. Che strano, vedo la nonna Cappuccetto Rosso. Evidentemente sto avendo un incubo. Non mi ha fatto bene mangiarle in un sol boccone. Oh.
terribile incubo. A posto ora, e poi quando ho visto il tuo visino sono subito guarita.